Il Pallavinci ha ospitato un altro evento a tinte rossoblu. Dopo la presentazione dello sponsor Viking è stato il turno della presentazione della nuova maglia con cui la Viking appunto giocherà nel campionato di Sci Gold che inizierà fra 2 settimane, e c'è stata presentata anche la squadra che coach Jack Cardelli guiderà in questa che sarà una grande avventura nei campionati regionali. Ma il ricordo di Raffaele Romano aleggia ancora, aleggerà per sempre in questo palazzetto. È stato ricordato con un commosso discorso di tanti amici, della sorella Rita e la presenza della mamma Nada. Sarà una stagione particolare per Montecatini perché Raffaele Romano sarà sempre presente in tutti i cuori. Tanto speriamo di cominciare questa stagione, perché le notizie che arrivano sono contrastanti, non che ci sia da sorprendersi, perché finora di chiarezza ce n'è stata, a mio modestissimo avviso, molto poca, per cui camminiamo un pochino al buio, andiamo avanti alla giornata aspettando di sapere cosa poi in realtà arriverà. E vorremmo che fosse una ripartenza più rapida possibile verso traguardi importanti, per cui ci auguriamo che le condizioni ci permettano di farlo. Dopo 6 mesi di inattività penso che, anzi sicuramente è un periodo che non è mai esistito, salvo per chi rientrava da infortuni, ma comunque non senza la possibilità di allenarsi come è stato in questo caso, per cui c'è da mettere in preventivo un buon periodo di rodaggio. Poi per chi ha qualche chilometro nelle gambe come il sottoscritto, il rodaggio si allunga, ma faremo il possibile per renderlo il più rapido possibile. La sua mancanza ovviamente mancherà a tutti. Questa sarà una stagione, soprattutto la prima, per tante cose, dove anche qualsiasi partita verrà fatta, qualsiasi evento che lui mancherà verrà sempre ricordato. È normale. Questa cosa qua sarà una stagione lunga, speriamo che si parta e si finisca, perché cioè, i presupposti sono quelli buoni, però per come stanno andando le ultime cose, vari decreti, speriamo che regga la botta e si continui a giocare, che è la cosa che a noi più ci preme, ma più che altro fare sport, non stare a casa chiusi, sia per il giovanile che per la prima squadra, invogliando la gente appunto a venire a vedere la partita. Ci dobbiamo ancora conoscere, dobbiamo ancora amalgamarci bene bene, presto, ovviamente le carte sono buone, cioè la squadra è buona, bisogna solo capire noi quello che dobbiamo fare. Il campionato di Serie C non sarà un campionato semplice per tanti fattori, le squadre sono buone, i giocatori che sono scesi di categoria si troveranno a che fare con campi tra virgolette caldi e anche arbitraggi un po' meno tecnici, quindi e giocatori tra virgolette furbi esperti, quindi sarà un bel campionato e dobbiamo appunto avere la mentalità giusta per approcciarsi in maniera giusta per questo campionato.